a tutti ragazzi, finalmente sono tornato. Mi dispiace per l'assenza, ma sappiamo che in questo periodo è estate, allora non riesco a pubblicare molti video. Allora ragazzi, fra poco sto per partire, un po' di vacanze anche per me. Parto per la Spagna, vacanze, e oggi, come avete visto nel titolo, vi faccio vedere cosa mi porterò appresso. Allora, questo è il mio zaino, molto bello, quasi quasi me lo tengo per sempre perché l'ho avuto in prestito. E veramente mi piace tanto per mettere la roba dentro. Allora, prima cosa sarebbero queste tipo di cavi USB tipo C, in cui abbiamo la possibilità di averne a disposizione 3 là con i caricatori power bank, in cui ho la possibilità di caricarli utilizzando questo qua più piccolino o questo qua più lungo, lo posso addirittura collegare al computer. Vi manco anche il link in descrizione di tutte le cose. E poi questo lunghissimo, che sarebbe anche, per esempio, se sto in una stanza e voglio, per esempio, avere un caricatore con un cavo molto lungo e avere il telefono molto distante da me, sicuramente questo qua andrà sicuramente bene. Se invece voglio portarmelo a fare qualche viaggio o altro, sicuramente questo qua va benissimo anche per i viaggi. Sicuramente è molto piccolo, molto comodo rispetto ai grandi fili, che sono molto scomodi anche per chi ha un caricatore portatile molto piccolo. Poi andiamo a pescare il secondo gadget che mi porterò per fare anche, per esempio, vlog, perché usciranno altri video sicuramente su YouTube da questo viaggio. Come è andata, sicuramente sarà molto molto bello. Comunque questo è lo stabilizzatore a tre assi che mi servirà pure specialmente per fare i vlog e anche per utilizzare il telefono, che come sapete al momento non ho a disposizione una camera Canon o Sony per fare i video. Mi porto questa qui, che sarebbe la Action Cam piccolina, che costa circa sui 50 euro. Alla fine vi dirò anche tutti i prezzi di queste cose che ho preso. Molto utile anche per in acqua, infatti farò anche dei video in acqua per i vlog, e sicuramente mi sarà utile in questo periodo di assenza. Bello anche pescare dalla borsa, sembra quando uno pesca i bigliettini, incredibilmente ottimo. Allora, questo è il mio power bank nuovo, come sapete, che in questo periodo sto utilizzando. Lo utilizzerò con questi tipo di cavi USB tipo C, molto veloce anche a caricare. Poi mi porterò appresso anche dalla borsa, che è uscito, le cuffie Bluetooth, che mi serviranno assolutamente. Poi mi porterò cuffie con i fili per sentire meglio dentro l'aereo, perché voglio sentire un po' di musica. Poi, in caso si scarica il power bank nuovo, utilizzerò il secondo power bank che mi porterò appresso. Infatti tengo tutto attrezzato, come avete visto. Porta adattatore USB tipo C, se per esempio qualche persona ha bisogno, appresso nel viaggio, anch'io specialmente, però a me non mi serve. E poi abbiamo i gommini di ricambio per le cuffiette se ho bisogno. Allora ragazzi, con questo è tutto, sarebbero tutte le cose che mi porterò in questo piccolo borsone. Vi ricordo che in questo periodo non usciranno tanti video, uscirà anche il P50, veramente volevo far uscire prima il Huawei P50, che è un ottimo telefono, però comunque devo partire, allora sarà programmato in questi giorni anche il P50. Programmerò il blog. Allora, il computer non me lo posso portare là perché a momento ce l'ho rotto e non ho a disposizione un altro computer nuovo che dovrò prendermi prima o poi. E quando avrò la possibilità di prendere questo nuovo computer, potrò portarlo anche per i viaggi, però per il momento ho avuto la sfortuna che si è rotto e mi arrangio facendo i video, e poi quando torno a casa le monto, perché io uso un programma molto specifico per montare i video e non vorrei utilizzare il telefono, perché telefono, montare i video su un telefono non è tanto comodo per me. Sì, vi saluto, è stato un bello ritrovarvi, continuate a sostenermi. Lasciate like, commentate, condividete i miei video. Ci vediamo al prossimo video. Vi auguro
Buone vacanze a tutti, buon inizio agosto e con questo è tutto. Ciao ragazzi!